Io penso che con la musica puoi comunicare qualsiasi cosa e con chiunque. È un linguaggio universale, è un posto per tutti. Oggi il nostro giornale incontra la vivacità e l'allegria di Daria Tanno, cantautrice campobassana con la passione per il jazz e l'ukulele. Costituisce attualmente una delle voci più accattivanti della nostra città. Daria, ci parli un po' di te? Chi è Daria Tanno? Chi è Daria Tanno? È una fase molto significativa della mia vita, quindi anche questa domanda arriva in modo molto significativo. Non riuscirei a trovare una definizione sola, un'unica definizione. Di solito ci definiamo attraverso l'impiego lavorativo, quindi sono un avvocato, un medico, un musicista in questo caso. O cercare di riassumersi in una forma, in una definizione. Sicuramente riuscirei a definirmi del tutto cantando una canzone, ma posso dire che ho trovato Daria nella scrittura, come cantautrice. L'ho trovata, Daria, nell'espressione musicale live, nella mia descrizione più naturale e pura, in cui non uso solo parole, ma soprattutto un linguaggio che è fatto di suono. In quel momento prendo da dentro la materia, l'essenza di cui sono composta e la mostro fuori. Scende una corda dal cielo che mi invita, che mi invita. Quando hai capito che la tua strada era la musica e da quali emozioni lo hai compreso? Ecco, questa domanda mi piace tantissimo, perché un giorno mi sono chiesta il momento in cui ho scoperto l'amore. Dovevo andare alle scuole medie, quindi dovevo scegliere, dovevo fare una scelta. Dove vado, dove non vado? Vado a sentire il concerto dell'orchestra giovanile della Montini. Io mi siedo in auditorium, inizia questo concerto e io mi innamoro. Io provo proprio amore, cioè io mi vengo invasa da una sensazione così forte, mi sento così, così connessa, legata, così bene, un'armonia generale, è un'emozione indescrivibile. E io in quel momento ho capito proprio che volevo essere musica. Daria, a settembre hai avuto una grande opportunità, quella di cantare in Albania, a Tirana, grazie al progetto FAME, destinato a cantautori pop, rock e trap, che mira a rafforzare le vostre competenze artistiche e di comunicazione digitale con la creazione di un format video per la TV e di un progetto musicale. Ci puoi dire brevemente di questa tua esperienza? Sono felice di aver partecipato a questo progetto, non tanto perché mi sono esibita a Tirana, ma perché amo tutto quello che c'è nel retroscena, nel dietro le quinte, quindi c'è la conoscenza di altre persone, il confrontarsi, il condividere, dare qualcosa, il ricevere, lasciare anche qualcosa al pubblico, alle persone che incontri. Per me questo ha avuto senso, il darmi l'opportunità. Mi sono data una bellissima opportunità. Cantare allo stadio di Tirana è stato bello, non posso dire il contrario. Il palco è bello perché condividi, perché dai, e dare è bello. Daria Tanno, ma quali sono i tuoi sogni e i tuoi desideri? Voglio lavorare sulla produzione dei miei brani. C'è stato un momento, un tempo in cui ho scritto ed è stato il momento giusto, ho percepito che era il momento giusto per scrivere. E oggi è il momento giusto per definire. Questo è il mio progetto di adesso, e anche terminare
il mio biennio specialistico in musicoterapia clinica al Conservatorio di Ferrara. Questa è un'altra cosa che voglio portare a termine perché lo vedo anche come un altro dettaglio di me. Cose che ho detto.